Siamo partiti da una cellula che si è sviluppata e diventato un essere carino, che poi si è sviluppato ed è diventato un vero Mauro. Ve li ricordate i Mauri? Beh, ringraziamo l'evoluzione, perché l'evoluzione ci ha portati fino a questo. Ciao ragazzi e bentornati su Spore, un gioco che mi avete chiesto in tantissimi di riportare ed eccoci qua. Oh mamma mia, questo menu, ve lo ricordate? Che bello riaverti qui davanti. Questo gioco è stata la storia del mio canale e oggi torneremo assieme. Intanto avete notato? Ho cambiato studio. In realtà no, ho cambiato solamente lenti della telecamera, ma mi andava un po' di rendere le cose diverse. Ok, facciamo una nuova partita? Dobbiamo scegliere un pianeta, signori! Dobbiamo scegliere un pianeta dove sviluppare la nostra nuova razza. Come la chiameremo? I gabbinetti? I gabbibbi gabbosi? I gabboni gabbeni? Lo troveremo il nome giusto. Ok, questo pianeta mi ispira, dai. È abbastanza roccioso, potrebbe essere carino. Fase cellula! Erbivoro o carnivoro? Allora, la scorsa volta mi pare abbiamo fatto carnivoro, perché è più divertente. E anche stavolta facciamo carnivori! Puh, i broccoli! Puh! La scorsa volta ci eravamo chiamati Mauri. Ve li ricordate? Poderosi, potenti, eccellenti. Ma questa volta li chiameremo Gabby. I Gabby Gab. I Gabby Gab. Avete mai sentito parlare dei Gabby Gab? I Gabby Gab Urk. Gabby Gab Urk. Ci deve essere quello Urk Urk primitivo. I Gabby Gab Urk. Gabby Gab Urk. Gabby Gab Urk. Il sole. 10 miliardi di anni avanti Cristo. Sì. Oh, baby, si ritorna! È il nostro sputo di brodo primordiale venuto dallo spazio, pieno di cellulite. Eccolo là, sta entrando in questo pianeta che assomiglia, devo dire, molto. Ricorda vagamente la Terra, è tutto verde, guardate. È bellissimo. Mi ricordo che la scorsa volta era tutto viola, ma questa volta è tutto verde. Oh, che bello, è proprio come la Terra. Allora dovrò creare una specie umanoide. Guarda che bello. Oh signori, la nostalgia che mi sta entrando adesso. Boys. Ed ecco qua il piccolo pezzo di escremento lattico. Adesso noi dobbiamo praticamente raggiungere uno stadio evolutivo abbastanza buono. Questa è verdura e non posso mangiarla. Bleh, che schifo i broccoli. Parlando di cose allegre, adesso devo mangiare carne morta. Sì, mi sono sviluppato mangiando carne morta e quindi adesso posso mangiare anche altri piccoli cellulini. Questi qua, sapete, sanno da Nutella Biscuit. Per me sono tutti Nutella Biscuits questi. Sì, vieni qua piccolo nutellino. Vieni qua, hai il sapore di Nutella. Sì. Frammenti di meteore e altri organismi cellulari sono la chiave per trovare nuove parti. Ah sì, perché adesso noi possiamo crescerci, evolverci, far crescere anche delle autodifese. Perché sì, saremo carnivori, ma altre persone vogliono mangiarci. Quindi un attimino solo che vado a prendere ciò che è mio. Sì, un aculeo. Oh no, ragazzi, non sarò più single. Oh signore! Un Gabby non friend zonato? Che storia è questa? Mamma mia, l'avete vista? Che due occhi! Cosa ti ha colpito della tua ragazza? I suoi occhi! I suoi occhi e il suo naso! Ci si può nuotare nel suo naso poi anche. È bellissimo! Ok, ora posso svilupparmi perché mio figlio sarà un po' diverso dal babbo. Bellissimo! Ok, ho scelto il colore, ragazzi. Sto buildando e lo chiamerò Sputo di Gabby. Es, e lo dico in tedesco, esiste ein Sputo von Gabby. Purtroppo ai tempi del brodo primordiale funzionava un po' da bulletti la cosa. C'erano i bulletti che mangiavano il più debole, mannaggia loro. Oh, wow, wow, quello mi sta seguendo. Aiuto. Corri, 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 corri. Quello vuole prendermi, quello vuole prendermi. Ehi, 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 ehi. Devo veramente crescere, ragazzi. Devo crescere, devo assolutamente crescere. O quello là mi romperà le balle. Oh maggio, avete visto quanto grandi sono quelli dietro? Non voglio assolutamente incontrarli. Cioè potrei entrare nel loro esofago solo per sbaglio. Cioè se questo gioco fosse multiplayer e io potessi mangiarmi gli altri giocatori erbivori, sarebbe il gioco più bello del mondo. Cioè vi immaginate se questi fossero altri giocatori? Vieni qua, Nabbone. Vieni qua. Oh, stiamo diventando enormi, boys. Bellissimo. Devo chiamare una nuova partner perché ci possiamo evolvere ancora un po' di più adesso. Mamma mia, ho sposato un gigante. Mia moglie è 4 volte me.
Cioè, per baciarla devo prendere una scala. Per tutti quelli che vogliono mangiarmi alle spalle, oh, ci sarà una amara sorpresa. Oh, posso fargli gli occhi stile umano. Aiuto, è tipo sembra strabico, non lo so. Vi piace? Tranquilli, lo sopprimeremo presto. Andiamo avanti così nella discendenza della dinastia dei Gabbini. Ora in teoria siamo onnivori, quindi vuol dire che possiamo mangiare di tutto. E questo ci renderà molto avanti nella catena alimentare. Che cacchio vuoi? Che cacchio vuoi? Hai schiantato la persona sbagliata, torna qui. Torna qui, torna qui, torna qui. Ho fame, ho fame. Guarda, questi possono volare tantissimo. Aia, questo mi... è morto. Quello mi ha toccato ed è morto lui. È scemo. E va bene, meglio così. La prossima volta che mi evolvo potrò avere le loro cacchio di alette. Oh, ragazzi, abbiamo queste che ci permetteranno di nuotare meglio. E quasi quasi mi levo le spine per il gingillo elettrico, che secondo me è straforte. Cioè, te lo metti qua nel sederino, fa un casino. Siamo delle cavolo di falene. Siamo praticamente la discendenza, siamo il prequel delle farfalle notturne che ti sbattono addosso alla luce. Sì. Che bello. Oh, chi vince? Io sono più forte. Oh, io sono più forte. Attacca. Attacca. Io sono più forte. Provaci. Provaci. O ti devo dare il poponabbo. Quindi ora se uno mi attacca alle spalle si becca la scossa. Sì, me lo sono mangiato uno più grande perché gli ho dato la scossa. Guardate, per la madre di tutte le verdurine. Guarda sto broccolone gigante. Ehi, ehi, ehi. Oh, al gabbio onnivoro piace. Al gabbio onnivoro piace. Vabbè dai ragazzi, direi che siamo pronti. Volevo ammazzare questi verdi perché avevano un bel attacco che potevo sbloccarmi, ma credo che non lo posso fare molto facilmente. Va bene, terraferma sì allora. Andiamo. Guardate tutte le azioni che abbiamo compiuto per arrivare fino a qui. Siamo dei Carli Magni perché abbiamo magnato molto. Vai! Lo sbarco! Ok ragazzi, dobbiamo praticamente mettergli le gambe intanto. Mi ricordo questo stadio. Possiamo dargli delle chele che sembrano delle mani. Io ho le mani sulle ginocchia, è bellissimo. Così quando ti muovi è ancora meglio, fidatevi. Metto questo coso che elettrizza davanti, tipo unicorno, no? Vedete, sono un cavolo di unicorno. Poppicorno. Cos'è? Aiuto, aiuto, ma si reggerà in piedi? Così, ragazzi, va bene, l'ho trovata, la specie perfetta. Ce l'abbiamo. Oh, signore, ma... ah... cioè, ci sono tutte le specie belle, tipo sotto, create bene. E poi arrivo io. Uè! Uè! Un aborto è appena nato sul pianeta Tarra. Mì! Senti come parla, senti come... uè! Uè, siamo nati! Guarda come cammina! Nel 2015 eravamo più evoluti di oggi. Ok, ok, ragazzi. Ok, ho il boost! Premendo shift posso correre tantissimo perché praticamente ho un jet dietro, il propulsore. Ok, ok ragazzi, va tutto bene. Va tutto benissimo. Ora andiamo dai vicini. Cos'è questo? Ho scoperto delle zampe. Presto potremmo evolverci con i piedi giganti. Salve vicini di casa. Volevo augurargli buon anno. Ehi, piccola lumachina. E questo chi è? Hai incontrato una nuova specie? Vuoi fartela amica o nemica? Miau, miau. Stanno scappando perché sono troppo forte. Un gom. Ci stiamo mangiando un gom. Sapeva da gomma. L'ho mangiato. Ben fatto. Le spoglie vanno ai vincitori. Esatto. Guarda qua che roba. Com'era buono sta gomma. Gnamete, 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 gnamete. Io mangio praticamente dalle gambe. Ho trovato degli altri vicini di casa con un'altra carcassa che posso sgusciare per ottenere. Vediamo se riesco ad ottenere. Oh, mani e braccia. I'm only human after all. Perfetto. No ragazzi, sono buono. Io con loro voglio fare amici. Questi mi stanno simpatici. Questi mi stanno simpatici, parliamoci. Ehi, come va? Volete fare amicizia? Cucù. Cucù. Imita l'altra creatura per impressionarla. Com'è che si faceva? Canto. Così.
L'ho invitata. Siamo amici. Parliamo stessa lingua. Sì, siamo alleati. Che bello, degli alleati. Ragazzi, sono invidioso delle vostre gambe comunque. Le mie non sono messe tanto bene. Sì, ah, ti danno anche delle cose. Praticamente se imparo a conoscerli mi danno i loro occhi. Potrò essere kawaii come loro. Perfetto ragazzi, abbiamo ottenuto già qualcosa. E c'è la mia moglie che ha bisogno di me. Dobbiamo accoppiarci per creare un Maurizio. Guardate la danza caliente. Just be call me signorita. I wish you pretend I didn't need you. Signori, l'evoluzione è appena iniziata. Guarda che bello. Allora ragazzi, ora abbastanza. Mi piace. Un 10 le do. Mi sono sempre sentito un po' basso nella vita. Questo animale era il prequel della giraffa che conosciamo oggi. Tranquilli, faremo una razza migliore tra poco. Ma bisogna un po' Guardaci, guardaci che bello. Quanto sarà bello mio figlio. È come papà, è bellissimo. Sì. Grande. Piccolo. Ma che belle gambe che hai Pierino. Sembra una cacchio di tic che cammina. Ma posso camminare? Devo imparare a ballare. Guardate, guardate che, guardate che mosse. Le mie mosse di danza sono assurde. Omaggia. Fantastico ragazzi, fantastico. Mi sento veramente assurdo. Beh ragazzi, la sapete una cosa? Io penso che oggi abbiamo visto abbastanza. Penso che oggi veramente abbiamo dato un nuovo inizio. Siamo chiaramente la specie più evoluta di questo pianeta. Ehi, mi riconoscete? Che tempo fa laggiù? Guarda, hanno paura, hanno paura. Hanno capito chi comanda. Quella è la Via Lattea, la vedete? Noi abitiamo lì, ma i piccoli sputi di Gabby abitano qui. Ma questa è un'altra storia. La vedremo nel prossimo episodio, quindi spolliciate più non posso se volete vedere la storia infinita che continua. Vi ringrazio per la visione, è stato veramente bellissimo. Tra l'altro questo gioco è vecchio, è tipo del 2006, 2009, non mi ricordo, però veramente vecchiotto. Ma cavolo, mantiene bene i suoi anni. Devo proprio dirlo. Ma ragazzi, io concludo qua. Spero il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi.